Saluto per De Tiori. Ciao. Ciao. È nata da quando avevo credo 4-5 anni, perché stavo da mia nonna e da mia nonna c'era mia zia, collezionava i Metal Hurlant e i Totem, tutte quelle riviste del metà anni 70, primi inizi anni 80, e io li vedevo da mia nonna e li guardavo, li sfogliavo e in realtà la passione è partita da lì. Poi quando sono diventato un po' più grandicello ho iniziato a leggere i fumetti normalmente, fino a poi ad arrivare all'età adolescenziale, dove sono stato folgorato da tutta la corrente dei supereroi, della Image, poi successivamente. E questo è tutto, poi è diventata più che la passione, è diventata un lavoro. Insomma, poi mi piaceva disegnare, quindi si sono unite le due cose. E cosa vuol dire per te disegnare? Ma disegnare è una domanda. Però non fa parte di quello che posso esprimere. Insomma, disegnare è parte di me, nel senso, ho sempre disegnato e lo faccio anche in maniera incondizionata, non c'è un motivo per cui disegno e basta, semplicemente perché mi piace, mi diverte, insomma è una passione. E i disegnatori che ti hanno maggiormente influenzato? Beh, ce ne sono tanti. Ce ne sono stati tanti e ce ne saranno ancora tanti, e ho delle infatuazioni anche momentanee qualche volta, che durano periodi per poi cambiare repentinamente oppure mantenerle per lungo tempo. Quelli che mi hanno influenzato sono stati, nei primi anni 90, tutta la corrente dei disegnatori di Nathan Never, che comunque ha dato uno stimolo piuttosto grande, quindi Mari, De Angelis, Bonazzi, per poi approdare i disegnatori di supereroi, quindi passando per Jim Lee fino a quelli più recenti come Coppel, Immonen, alcuni parecchi francesi, tra cui Springer, che è un bravissimo disegnatore. E gli americani ancora, Mignola, Fegredo, insomma dipende, tanti cambiano spesso, però ce ne sono stati tanti, insomma. E lo scenario del fumetto funziona? Cioè, dico, un italiano lavorando in Italia può garantirsi da vivere, oppure deve approdare all'estero, in Francia, in America? Beh, no, non necessariamente. Il fumetto è sempre stato molto... intraprendere la carriera di fumettista è sempre difficile. È sempre stato difficile, lo è ancora di più adesso e lo sarà nei prossimi anni in maniera maggiore rispetto a quello che è ora. Per tutta una serie di motivi. Forse il più grosso è che c'è una grossa crisi che investe tutti i mercati, sia quelli internazionali che quelli nazionali. Però non è impossibile diventare fumettista, ci vuole tanta pazienza, tanta devozione, bisogna disegnare tanto, e perché la qualità è sempre più alta, si è alzata tantissimo e c'è molta concorrenza e poco lavoro, perché c'è anche una risposta del pubblico minore rispetto a quella che era negli anni 80, negli anni 90 e negli anni 2000. E adesso che andiamo verso gli anni 20 ce n'è ancora di più, proprio perché c'è una crisi maggiore e si investe relativamente poco.
non è impossibile, anzi, vedo anche molto spesso che adesso tanti disegnatori che iniziano disegnando magari per case editrici minori nel giro di pochissimi anni riescono poi a arrivare in Bonelli, cosa che quando ho iniziato io la Bonelli era un, per esempio in Italia era un traguardo che si raggiungeva con anni di lavoro, di tavole, di... però evidentemente adesso c'è molta più passione, anche molta più bravura, e quindi non è così difficile, anzi. Quindi un consiglio da dare a un aspirante disegnatore? Disegnare tanto. Disegnare tanto, mai smettere, perché il primo periodo è quello più difficile, perché la famosa gavetta bisogna farla, e non è sempre facile disegnare quando poi magari si ha magari da insomma, è un discorso, praticamente bisogna lavorare tanto perché all'inizio la gavetta non dà grandi soddisfazioni, però se si riesce a mantenere un certo tipo di costanza a discapito poi comunque di quelle che sono i problemi, come magari c'è gente che non riesce poi effettivamente a viverci nei primi periodi con questo lavoro, però con la costanza si può arrivare a qualche risultato. Sì, sicuramente sì, è difficile certo, però si può fare. La parte più difficile è quando realizzi una tavola? Che ti può dare più complicazioni? La parte più difficile è se ci sono delle cose difficili da disegnare, se ci sono grandi scene di massa, comunque cose che richiedono molta documentazione e molta ricerca, perché non magari, appunto perché non sono facili, però per il resto non c'è qualcosa di complicato nel realizzare una tavola, anzi è anche divertente. La parte difficile è se appunto hai situazioni o cose che ti vengono richieste che non sono semplici, questa è forse la parte più, cioè affrontare le sceneggiature difficili con tanti personaggi, con prospettive importanti, con scene di massa, città, visioni, grandi shot di appunto di città, insomma di ambienti difficili come potrebbe essere magari un porto, eccetera. Questa è la parte difficile della tavola. Poi in realtà no, la tavola anzi è un divertimento poi. Qual è invece il tuo processo creativo? Cioè non so, utilizzi anche il digitale? No, però tutto manuale. Lavoro ancora con matita, carta e poi pennelli e pennarelli. Questo è la... Lavoro ancora artigianalmente. Il personaggio che hai preferito disegnare tra tutti, sia come non so, caratteristiche diciamo così fisiche, che come personaggio, come diciamo psicologia del personaggio? Ultimamente ho fatto una miniserie insieme a Andy Diggle che si chiama Six Guns, e c'erano 5 personaggi che erano molto divertenti da disegnare, e in particolare uno è il Black Rider, che era una via di mezzo tra Lemmy dei Motorhead e un motociclista cattivissimo, e dava parecchio gusto a disegnare, quello mi è piaciuto molto. Poi i classici, insomma, i supereroi, Wolverine è stata una delle mie passioni giovanili e ho avuto la fortuna di poter realizzare un numero di Weapon X per la Marvel che insomma ha dato parecchie soddisfazioni dal punto di vista di poter disegnare finalmente qualcosa da bambino, che, lo speravi. Che leggevo, insomma. Lo sceneggiatore con cui ti sei trovato meglio? Ma direi con tutti, adesso senza togliere, però ho trovato molto, insomma, avere parecchio feeling con Diggle, proprio perché abbiamo una visione molto simile
sulle scene, su quello che mi scriveva, riuscivo a visualizzarlo molto facilmente in testa. Quindi insomma è stato divertente lavorare con lui. Però generalmente mi sono trovato bene con tutti gli sceneggiatori con cui ho lavorato. Direi che rispettano tutti il disegnatore, non ci sono particolari divergenze o difficoltà. Insomma. È il miglior fumetto di sempre che hai letto? Tanti, fu Watchmen forse, ma tutto quello che ha fatto Mazzucchelli, quindi dal Batman Year One al Devil e all'ultimo Astero Spoli, che è un capolavoro. Resta sempre un artista inarrivabile per tutta una serie di cose, soprattutto per continuare a reinventarsi e a modificare il segno e lo stile. Ma tutto quello che ha fatto Mazzucchelli, forse sono, il Batman Year One è un fumetto che deve essere letto per forza. Il nostro canale Detti Iori trattiamo non solo di fumetti ma anche di videogiochi, telefilm, serie TV. Oltre al fumetto hai anche altre passioni, quindi appunto videogiochi, telefilm, cioè un lato nerd oppure? Beh, mi piace il cinema, mi piacciono le serie TV, quello videogiochi non gioco tantissimo, non sono un grande videogiocatore. Mi piace il cinema, quello sì, tanto. Tipo? Ma e grandi registi, oppure anche le serie TV, ultimamente ho riguardato I Soprano, che sono uno dei punti più alti degli ultimi 20 anni della televisione americana, e tuttora riguardandoli non hanno perso nonostante l'età, perché è il primo episodio del 97, quindi ha parecchi anni. E quindi insomma ancora adesso riescono a dare parecchia strada rispetto a tante nuove serie che invece sono molto, molto semplici, molto carenti, insomma, hanno grandi magari aspettative all'inizio, offrono intrattenimento nei primi episodi e poi spesso si perdono nel corso della realizzazione. Un'ultima domanda che facciamo a tutti i disegnatori che abbiamo intervistato. Visto che parliamo di fumetti, qual è la tua criptonite? Qual è la mia criptonite? Non te saprei dire in questo momento così. Le persone piccole. Disegnare scene in cui ci sono delle persone che sono molto piccole, e le figure così piccole mi mettono difficoltà, insomma, entro in difficoltà e non riesco a disegnarle come vorrei. Questo è, però ci sto lavorando per cercare di trovare una soluzione. Ok, per Detti Iori è tutto, ringraziamo il nostro ospite. Grazie.